lecca lecca gigante a forma di cuore, un minuscolo milkshake alato, un enorme Oreo romantico e un grande biscotto che predice il tuo prossimo amore. Guarda il nostro nuovo video per scoprire come preparare grandi e piccoli dolci per festeggiare San Valentino. Rosy ha lavorato al suo piatto d'autore tutto il giorno. Questi mini pancake a forma di cuore sono stati fatti con amore per il suo fidanzato. Mescola un uovo e un terzo di tazza di zucchero. Aggiungi un terzo di tazza di olio vegetale, una tazza di farina e una tazza di latte. Mescola la pastella. Metti una padella a fuoco medio. Usa un cucchiaio per stendere la pastella a forma di cuore. Friggi i pancake su entrambi i lati. Impila i pancake quando sono finiti. Decorali con frutti di bosco e versaci sopra lo sciroppo al lampone. Rosy è stata beccata a parlare con il suo ragazzo al telefono e arriva il fratello di Rosy, Ben. Che graziosi piccoli cuori! Ben ama la colazione, lui mangia tutta la porzione. Povera Rosy, sta per avere un attacco isterico. Come hai potuto farmi questo? Non ti perdonerò mai! San Valentino in persona ha visto questa discussione tra i fratelli. Nel suo anniversario non vuole ci siano litigi. Chiama la signora Gonzales e le chiede di aiutare i ragazzi a fare pace. Lei accetta subito, dal momento che si sente sola. Un istante e Ben e Rosy appaiono nella cucina della signora Gonzales. Hanno volato fin lì sulle ali dell'amore. Che cosa inaspettata! Prima di tutto, la signora Gonzales vuole offrire ai suoi cari ospiti una torta red velvet. Ci servirà una porzione bella grande. Batti 115 g di burro ammorbidito con 2 tazze di zucchero in un mixer. Aggiungi un uovo, una tazza di latte, 2 tazze di farina e un cucchiaino di bicarbonato di sodio. Continua a sbattere finché la pastella non è liscia. Versa 50 ml di acqua calda e aggiungi 2 cucchiai da tavola di cacao in polvere. Aggiungi colorante alimentare rosso. Usa una sacca da pasticcere per stendere la pastella a forma di cuore su carta da forno. Cuoci per 8 minuti a 180 gradi. Per fare la glassa, mescola 100 g di panna da montare e un quarto di tazza di zucchero a velo. Aggiungi 200 g di crema al formaggio Philadelphia. Distribuisci la glassa sulla torta finita e coprila con una seconda torta fatta seguendo la stessa ricetta. Essere in questa cucina non fa sicuramente per questi ragazzi, ma è troppo tardi per scappare. Beh, suppongo che dovremmo solo mangiare questa torta ripiena a forma di cuore. Mio Dio, il suo sapore è così buono! Ma ora sono triste, non ce n'è abbastanza per fare un altro giro! Il primo passo per far sì che questi ragazzini si comportino bene è una gara di cucina. La signora Gonzales chiede ai fratelli di fare un dessert originale per lei. Lavorare insieme avvicina le persone. Sembra che Ben abbia fatto della gelatina immangiabile. Fermo! Nessuno può lasciare la cucina della signora Gonzales! Finalmente il dolce è pronto. Dai un'occhiata a questi giganteschi biscotti della fortuna. Monta 3 albumi con un mixer. Aggiungi una tazza di zucchero a velo. Continua a sbattere fino a quando gli albumi non saranno montati a neve. Versa 3 ottavi di una tazza di burro fuso e aggiungi mezza tazza di farina. Mescola gli ingredienti. Aggiungi colorante alimentare a una parte dell'impasto. Stendi la miscela su carta da forno in uno strato sottile a forma di cerchio. Cuoci per 4-6 minuti a 180 gradi. Inserisci un messaggio romantico nel biscotto caldo e piegalo rapidamente a forma di biscotto della fortuna.
crea un intero set di biscotti di diversi colori e con diversi messaggi. I biscotti si sono rivelati colorati e croccanti. Ottimo lavoro! La signora Gonzales legge il biglietto di Ben. Che dolce! Sembra che Ben sia stato ispirato dallo spirito di San Valentino. I fratelli devono imparare a lavorare insieme. Ecco perché la signora Gonzales gli dà un nuovo compito comune. Pronti? Attenti? Cucinare! Scioglie la cioccolata bianca in una busta Ziploc. Taglia un angolo. Disegna un logo M&M specchiato sul fondo di uno stampo in silicone a forma di cuore. Lascialo raffreddare. Sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria. Versalo nello stampo e stendilo ai lati. Quando il cioccolato è duro, rimuovilo dallo stampo. Riempilo di M&M's. Stendi uno strato di cioccolato fuso su un tappetino di silicone. Fai una stampa usando lo stampo a forma di cuore. Taglia il cioccolato una volta che si è raffreddato. E attacca il coperchio usando altro cioccolato fuso. I ragazzini hanno fatto un grande M&M's per due. Il risultato è romantico e cioccolatoso. Ma ancora una volta Rosy e Ben non hanno condiviso. Hanno invece spezzato il cuore e come risultato hanno avuto un sacco di M&M's. Ben e Rosy stanno imparando un altro life hack di cucina romantica della signora Gonzales. Per diventare il favorito del cupido culinario, Ben ha fatto un dolce milkshake rosa. Sciogli la cioccolata bianca, versala su carta pergamena disegnando un'ala, versa del milkshake pronto in un bicchierino. Inserisci le ali di cioccolato raffreddate, decoralo con mini marshmallow e inserisci le cannucce. Ben dà il suo angelico piccolo milkshake alla signora Gonzales. Che ragazzo intelligente! La signora Gonzales non può resistere a un dolce milkshake, soprattutto quando è un angelo come Benny a darglielo. Rosy è arrabbiata per il fatto che Ben sia un tale lecchino. Vuole andare a casa, ma non la lasciano andare. Non essere triste, Angelo. La signora Gonzales ti ha fatto delle delizie al riso per tirarti su di morale. Sciogli un quarto di tazza di burro. Versaci alcuni marshmallow e scioglieli tutti insieme. Aggiungi la stessa quantità di Rice Krispies. Mescola tutto insieme, quindi attendi che si raffreddi un po'. Fai le lettere X e O con la massa calda. Colora la parte della miscela con colore alimentare e fai le stesse lettere con l'impasto rosa e rosso. Ordina le lettere in un modo carino. La signora Gonzales offre le prelibatezze di riso a Rosy e a Ben, perché saranno in grado di fare i regali di San Valentino per i loro amici solo se lavoreranno insieme. Baci e abbracci per tutti! Ora dateci sotto! La magia è di nuovo al lavoro. Rosy è tornata improvvisamente a casa con un dolce regalo, così non dimenticherà la sua esperienza. Indossa due paia di guanti, uno spesso di stoffa e uno di gomma, in modo da non bruciarti le mani col caramello. Mescola 3 tazze e un terzo di zucchero, 200 g di sciroppo di mais e 50 ml di acqua. Cuoci a fuoco medio per 10 minuti. Aggiungi il colorante rosso al caramello. Versa la miscela su un tappetino in silicone. Usa una spatola di gomma per modellare un cuore. Inserisci uno spiedino. Imballa il lecca-lecca raffreddato in un involucro di plastica e legalo con un fiocco. E anche bene a casa e tiene in mano un grosso rea a forma di cuore. Aggiungi 5 cucchiai e mezzo di cacao in polvere in una tazza di farina. Aggiungi anche un cucchiaino e mezzo di lievito e un cucchiaino e 2/3 di zucchero vanigliato. Mischia! Separatamente mescola 10 cucchiai di zucchero e 150 g di burro ammorbidito. Aggiungi 2 uova. E versa gli ingredienti secchi. Mescola la pasta cremosa. Dividi la metà.
Avvolgila nella pellicola trasparente e mettila in frigo per mezz'ora. Mescola 17 ml di latte, 17 g di burro e una tazza di zucchero a velo. Sbatti per ottenere la glassa. Aggiungi gradualmente la marmellata di fragole e la colorazione alimentare rosa. Riempi una busta con la crema e lasciala raffreddare per un'ora. Stampa un'immagine speculare di un Oreo a forma di cuore. Appoggia un foglio di plastica sulla parte superiore e traccia il disegno con la colla a caldo. Stendi l'impasto e taglialo lungo il modello. Posiziona l'impasto in una teglia e fai il marchio. Cuoci per 15 minuti a 170 gradi. Rivesti il biscotto con la glassa rosa. Decoralo con zuccherini e cuori gommosi. Coprilo con un secondo biscotto. Che avventura! I dolci regali della signora Gonzales sembrano così deliziosi! Bene, Rosy, finalmente capiscono che dovrebbero scambiarsi questi doni l'uno con l'altra. Così scambiano i loro dolcetti. Delizioso! I dolci a forma di cuore hanno un potere magico, aiutano un fratello e una sorella a fare pace per sempre e tutto torna alla normalità. È ora di fare una lotta con i cuscini. La signora Gonzales non potrebbe essere più felice di questo finale. Il cupido cuoco ha salvato la giornata. Ti sono piaciuti i nostri dolci auguri? Allora facci sapere nei commenti quale dolcetto farai per la tua dolce metà San Valentino. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere nessuna nuova interessante ricetta di Trum Trum.